Buongiorno FT Online, inizio positivo per la seduta di martedì, abbiamo in questo momento il FTSE MIB Future in rialzo dell'1,45%, bene anche gli altri mercati europei, ad esempio il DAX sta guadagnando lo 0,87%. Non ci sono notizie particolari alla base di questo movimento rialzista e il mercato in ogni caso sta dando un seguito a quello che è stato il rimbalzo visto dai minimi di venerdì scorso, in parte congelato ieri a causa della chiusura della borsa americana e di quella inglese. Quindi sarà interessante capire nel corso del pomeriggio con l'apertura della borsa USA se il rimbalzo potrà proseguire o se invece i mercati americani invertiranno la marcia. Per quello che riguarda l'avvio di seduta odierno, abbiamo alcuni titoli che si stanno mettendo in mostra. Oltre a Fiat, del quale abbiamo già parlato ieri, oggi ci sono anche STM e WTC Unicem che traggono vantaggio da notizie che li riguardano. Guarderemo insieme anche il grafico del FTSE MIB Future, per il quale abbiamo detto questa mattina si è già realizzato un movimento positivo degno di nota. Dati macro in uscita principalmente sui mercati americani. Abbiamo qualcosa relativo al mercato immobiliare, la fiducia dei consumatori relativo al mese di maggio, che però sarà in uscita alle ore 16, quindi sul finire della seduta del mercato italiano, e in ogni caso dati che per quanto importanti non dovrebbero spostare la convinzione dei mercati riguardo al trend. Dicevamo di Buzzi e STM, nel caso di Buzzi a sostenere il titolo questa mattina è la decisione degli analisti di UBS nell'ambito di un report relativo ai titoli del settore di alzare il rating della compagnia del cemento a buy, quindi acquistare. Nel caso di STM invece è giunta la notizia di una vendita di licenze relative ai sistemi di navigazione satellitare per la connessione mobile all'interno della joint venture che STM ha al 50% con Ericsson, un'operazione che dovrebbe ridurre il fabbisogno di cassa di circa 90 milioni di dollari. Guardiamo insieme il grafico, in questo caso intraday, del Future FTSE MIB. Il movimento odierno ha riportato i prezzi intorno ai 17.400 punti. Come vediamo, il rialzo sta cercando di ricoprire l'ampio gap ribassista che si era venuto ad aprire nella seduta del 23 maggio con un limite superiore a 17.475 punti. Poco al di sotto di quei livelli, a 17.450, si colloca anche l'ultimo dei ritracciamenti di Fibonacci, cioè il 78,6%, relativo al ribasso dai massimi di settimana scorsa. Quindi la rottura di 17.450,70 confermerebbe la possibilità di andare a vedere i massimi dei 17.605 punti. Più difficile ipotizzare il superamento di quella soglia, infatti la rottura di 17.000 significherebbe la ripresa dell'uptrend che abbiamo in atto dai minimi di aprile con la possibilità ovviamente del raggiungimento di nuovi massimi. In quel caso ci muoveremo all'interno di questo canale rialzista e il primo target per il mercato sarebbe quindi posto intorno ai 18.100 punti. A nostro avviso esiste ancora comunque il rischio che le quotazioni tra i 17.500 e i 17.600 punti riprendano a scendere per completare la fase correttiva che abbiamo visto iniziare dai massimi settimana scorsa e quindi riportarsi almeno sui 17.000 punti prima di tornare eventualmente effettivamente a salire al di sopra di 18.000. Se invece i prezzi dovessero scendere anche al di sotto di 17.000, la correzione potrebbe estendere al ribasso e in quel caso avremmo una fase più ampia di ritracciamento che potrebbe andare a interessare livelli di Fibonacci compresi tra il 38,2 e il 50%, cioè tra i 16.600 e i 16.300 punti. Quindi da tenere sotto stretto controllo area 17.6 per capire quale sarà il destino almeno per quello che riguarda le prossime sedute del Future. Passiamo ora allo studio di STM.
Questa mattina il titolo si è avvicinato ai 7,50 euro. Il trend rialzista che abbiamo visto dai minimi di aprile rimane intatto nonostante la fase di ripiegamento che si è sviluppata dai massimi del 21 e 22 di maggio. La flessione infatti non è arrivata a interessare il primo supporto critico che era quello dato dai massimi di febbraio a 6,78 euro. E in questo caso quindi il trend crescente si può considerare ancora attivo. Quello che sarà interessante vedere è se le quotazioni troveranno effettivamente la forza per salire al di sopra del lato superiore di questo canale, quindi non solo portarsi sui massimi di area 7,70, ma anche superare la resistenza che si trova a 7,80 circa, per segnalare l'intenzione di voler accelerare ulteriormente nella fase rialzista. In quel caso diverrebbe probabile un'estensione della fase crescente con un obiettivo che è dato dall'ultimo dei ritracciamenti di Fibonacci relativi al ribasso che si è visto dal massimo del 2011 in area 8,45. Come abbiamo detto, negatività riguardo al trend verrebbe al di sotto di area 6,78. Ovviamente già la discesa al di sotto dei minimi di settimana scorsa, che sono posti a 7,15 euro, comporterebbe un deterioramento del quadro tecnico. Vediamo la BUZZI 11. In questa mattina le quotazioni sono salite al di sopra di 13 dei 13 euro, che erano il massimo di fine marzo. E un segnale ovviamente positivo che necessiterà di conferme in chiusura di seduta. Diciamo che per il momento andare a operare in acquisto se non in un'ottica intraday sarebbe rischioso perché mancherebbe appunto la conferma nella fase terminale della giornata di oggi per capire se la rottura è un segnale genuino o se invece si tratta di una falsa rottura. In ogni caso, se i 13 euro dovessero essere superati in modo deciso, sarebbe possibile immaginare la ripresa dell'uptrend che abbiamo visto dai minimi del 2011 e ovviamente lo spazio a disposizione per il rialzo sarebbe legato alla scomposizione in termini di ritracciamenti Fibonacci della discesa che abbiamo visto dai massimi del 2007, quindi un primo target lo poniamo già a 13,75 euro. E successivamente, oltre quella soglia, ci sarebbe invece la possibilità di assistere ad un ulteriore ampio e lungo rialzista fino a 16 euro. Se le quotazioni dovessero scendere al di sotto di quelli che sono stati i massimi della seduta di ieri, cioè di 12,69 euro, avremo un primo segnale di debolezza e l'eventuale violazione anche della linea di tendenza che è possibile disegnare dai minimi del mese di aprile, che transita a 11,90 circa, sarebbe un segnale preoccupante anche per quello che riguarda il trend di medio termine. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buona giornata.